Ciao. Ci sei? Sì. Ciao a you. Ciao a you. Allora, finalmente puoi fare anche tu il face game. Che però cool. Sei più fortunata perché tu adesso, loro l'hanno fatto tutti con le foto stampate in bianco e nero. Mm-hmm. Tu invece hai il cellulare che mm-hmm. con le foto a colori, belle, sistemate e pulite. Mm-hmm. Devi solamente sbloccare il cellulare e dirci... Ok. Le foto appariranno a fianco a te chiaramente. Sì. Da quelle parti. Qua. Tu non le vedi ovviamente, le vedi sul cellulare. Ok. L'unica cosa che ti chiedo, vai piano, perché dammi il tempo di farle apparire, insomma, le foto che non hai fatto. Facciamo così, ok? Ok. Vai. Allora, Beethoven. Charlie Chaplin, George W. Bush Jr. Garibaldi, no, no, fammelo vedere perché non l'ho visto bene. Ah, va fuori. No. Vabbè, vai avanti. Saddam Hussein. Aspetta, come non è Saddam Hussein? Come? Ho sbagliato. Vai avanti. Se però se ti viene, cioè pensaci. Nietzsche. Giorgio Napolitano. Freddie Mercury. Edoardo De Filippo. No, questo non lo sai. Cioè lo sai se te lo dico, ma secondo me non lo conosci proprio. Martin Luther King. Enrico Montesano. Oddio, ma perché hai detto Enrico Montesano? No, questo è... Questo lo devi solo ricordare. Annunciazione. Sì. No, non mi esce il nome. Vabbè, però lo conosci. Sì. Poi, bellissimo, Elvis Presley. Madonna. Che in realtà si chiama Ciccone di nome. Ma pare Maria Teresa. Maria Francesca? Ma no, io mi ricordo Maria Teresa. Vabbè, comunque Ciccone. Cioè, qua buschi proprio ti picchio io, ti unisco proprio. Questa ma è un gioco fatto per... Cioè che la memoria si dice inglese, sì, che sì, si sì, dice? Perché tu se tu non... È proprio quello il fatto che devi vai in difficoltà. Beh, con la B. Cazzo, l'ha già fatto 3 anni, no, ma... la volta. Che non è Jimi Hendrix. Dai, è Jimi Hendrix. Poi Elisabetta, la regina Elisabetta. Questa è bellissima questa foto. Sì, è bellissima. Perché non è riconoscibile. No, no, è giovane soltanto, è bellissima. Rita Levi Montalcini. È il Papa Wojtyła. E non ho la più pallida idea. Questa è difficilissima. Questa è proprio difficilissima. Non lo so. Perché sei scozzese. Mi uscirebbe Arthur Conan Doyle. No, lo so, non è. No, non. Mr. Bean. Il nome
dell'attore te lo ricordi? No. Vabbè. Non lo sapevi proprio? Magari l'avevo sentito. Troppo conosciuto come Mr. B. Mr. Fagiolino. Ignoranza. Non lo conosci proprio? No. Star Trek. Vabbè, qua mi puoi dire il personaggio o l'attore, perché l'attore è un po' difficile da sapere. No, l'attore non. L'attore principale di Star Trek. È uno degli attori principali. Il personaggio. Almeno il personaggio, con le orecchie a punta. È quello che presente, ho sempre saputo, anche in questo secondo non. No, Spock. Spock. Non è la più pallida idea. Guarda. L'animale Hitler. Sordi. Questo è difficile, eh? Questo lo odi tu. Lo conosci, ti sta sulle palle a te. Salva. Che significa? Che senti salva? Ah, il quadro? Questo tutto a te, tu lo odi per questo, ti sta proprio sul cazzo. Mi sta talmente sul cazzo e mio. Non te lo dico giustamente. Sì, è un Picasso proprio. Chi lui? Mm-hmm. No, dico è un Picasso, è come Picasso che non lo sopporto. Audrey Hepburn. Mussolini. Benito Mussolini. Craxi. Hai visto? Oh! Clinton. Per prima cosa è un uomo o una donna? No, è uomo. A questo ci fischiano le donne, lo nominiamo continuamente. Madonna. No, più faccio così più mi ricordo. C'è ma solo il buco. Quando vedo questo mi ricordo solo Elevation. Che non. No. Allora, questo è il leader di un gruppo. Eh sì, sicuro. Il gruppo, ti ricordi come si chiama? Rem? No. No, Rem è. No. Nigel Stipes è una cosa. No. Non mi viene. Kung Fu Panda. Lì, Bruce Lee. E questo credo che sia Michael Jackson. Ok. Da bimbo. Bimboino. Michael Jordan. Ok. Non mi viene. Un giovanissimo. Non mi ricordo. Guardalo bene. Questo è difficile però, eh. È molto difficile. Era allenatore. Adesso è un allenatore in pensione. No. Questo te lo dico chi è. Se non l'azzecchi te lo dico chi è però. Dimmi. È Bud Spencer. No, vabbè, è impossibile. Anche perché poi c'ha questa maglia Italia che sembra che sembra abbia a che fare col calcio, insomma. Non era bello essere da giovane. No, vabbè, irriconoscibile, sì. Praticamente si è trasformato, ha cambiato i connotati. C'è. Ok. Guevara. No, i film western non li vedo. Te lo ricordi il nome? Lo conosci il nome di Che Guevara? Che Guevara, sempre detto Che Guevara. Non lo conosci più.
come si chiamava veramente. Okay. Si chiamava Ernesto. Vero? Sì. Assurdo. No, 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 non l'ho mai manco sentito. E... no, questo non li vedo. Non... vabbè, questo è un attore che non è super. È un attore western. Che. Faceva i polizieschi, i western, insomma, attore. Adesso è un regista. Sì, adesso è un regista. Regista e attore di One Million Dollar Baby. Sicuro, al 100%. Questo è Bel Pugno di Dove? Non mi ricordo come si chiama. Clint Eastwood. Clint Eastwood, bravo. Sì. Non mi usciva proprio. È inutile. Il Dalai Lama. Maradona, che è meglio delle... vabbè, attore super strafamoso. Che è lo stesso di prima che avevamo detto. Che senso, scusa? Ce ne sono due foto di questa. Una già l'hai passata. Che non ho riconosciuto. Perché lo devo riconoscere adesso? No, io non è che non l'ho riconosciuto. Io lo so chi è, ma non mi esce il nome. Dustin Hoffman. Ok. Quello che hai visto prima. Hook, sì. Che però è riconoscibile. Ok. Le magliette di questo mondo, c'è la faccia di questo sopra. tipo Kurt Cobain, fatta che cazzo vedo? Sì, è stata una morte di merda, no? Tra l'altro sì, lo so. Giamaicano. Sì, lo so che giamaicano. Sì, Giamaicano. Bob Marley, sì. Bob Marley. Ehi, quanto sei bello tu. Questo non mi esce il nome. Ma, non, ma no, ma lo so. Non mi esce il nome. Che non è quello delle macchine. Lo so, non mi esce il nome. Oh, passo. Mai visto in vita mia, proprio. Veramente non hai mai visto questo? Mai. Cioè probabilmente adesso so chi è, cioè so sta sempre in televisione e chiappa solo figure di merda questo. Elon Musk. No. Tesla è una, adesso è una delle persone più ricche del mondo. Penso che non è, cioè non ho mai saputo chi fosse proprio. Questo lo conosci? Sì. Sempre il nome non mi esce. Lo conosci perché l'hai visto in concerto? Eric Clapton. Non mi esce. Sì. Giulio Cesare. Dalai Lama. No. Perché ho detto Dalai Lama? Mahatma Gandhi. Perché ho detto Dalai Lama? Che il mio cervello qual è? Passo. Ci sono tutti e quattro. Kim Basinger. O Basinger che si voglia dire. In realtà il cognome è tedesco. Andreotti. Vedi? Dico un po' maledetto. Bello. Questo è difficile però, Non mi viene. No. Marlon Brando. Chi sei killer di bomba? Là? Che non è Jimi Hendrix? No. Ma è... ma perché mi ha tutta la confusione in testa? Jimi Hendrix era quello dell'LSD che sulle vongole non ci va. Ma a parte che Jimi Hendrix è nero, non è bianco. Sì, oddio, nemmeno troppo, eh. Un po' mulatto forse. Ok.
Ma mo c'è il vuoto inutile. No. Vedi? Questo la sapevi, cioè tu proprio la sapevi a chi stai. Perché io proprio? E perché non lo so, è quella roba da te proprio. Perché? Perché? Non lo so, è perché ti conosco. Forse non mi conosci bene. Dobbiamo fare un po' di... È John Fitzgerald Kennedy. John Lennon. Ma gli occhiali la riconosci? No, no, proprio John Lennon. Karl Marx. E Lady Di, Diana Spencer. Vedi? Sei l'amico di quello là di prima, coi baffi. Te lo ricordi quello dei baffi che non ti ricordavi? Ah, se non mi ricordavo lui, più credo. Quello era baffuto, l'originale. Molto comunista. Allora, questo è Lenin e quello era Stalin. Ecco, non mi esce. E avrei detto il contrario, praticamente. Questa è la trabocchetta. Niccolò, no. Però ci assomiglia, hai ragione. No, avrei sbagliato. Martin Lutero, questo. È Martin Lutero, ok. De Crescenzo. Te lo ricordi il nome? Di chi? Di De Crescenzo. Luciano. Ti stai sbagliando, che hai visto, non è francese. No, è Paola, in realtà è Sara, che sta facendo una grizza perché praticamente cioè, sono cresciuta con questo qui. Compro una consonante, una vocale, una consonante. Quello che ti ho detto prima, che ci abbiamo i 45 giri. No, ma io so, cioè, ti ho regalato un disco suo. Ah, è vero, sì. Sono cresciuta, è l'idolo di mia madre. Non mi esce il nome perché lui è... Vabbè, ma lo conosci comunque. Ma è ovvio, ma non mi esce proprio. Lucio Battista. Lucio Dalla. Come c'è, ti ricorda Lucio Dalla e ti ricorda Lucio Battista? Ma non so perché certi mi vengono così e certi proprio, cioè, poi mi ricordo un secondo dopo. Lucio Dalla è riconoscibile nella foto con lui. No, no, il Lucio Dalla io lo adoro, l'ho sempre adorato, e tutte le foto le conosco. Due palle a te dalle elementari. No, no, a parte che ci hanno fatto due palle a te da... come Gandhi, Ma perché mi rimane buio? Diciamo, mi sono ricordato tutto quello che ha fatto, le cose del nome. Però non ti ricordi il nome. Sempre la consonante. C-M C, ti sono dire. Tre no, cioè sono due. Lo so che sono due, no. No, sono tre, i nomi sono tre parole, veramente. Le tedesche di gatto. Sì. Ma il tuo gatto. Cioè tu hai capito che non hai saputo dire Dustin Hoffman. Il mezzicato Mao Zedong, cioè, voglio dire. Beh, forse la storia l'ho studiata. Le più complicate. Ma a parte che la storia l'ho studiata, ma non è un fatto di storia, è un fatto che proprio mi vengono i buchi. Cioè, quelle difficili, difficili. Questa è... Vedi? Luck. E Marilyn Monroe. Bellissimo. Mamma mia, hai preso una foto veramente bella. Vedi? Perché a parte il suo vestito classico con scuola americana V, bellissimo, è rosso, che le donava tantissimo dal momento che era super bionda, in realtà
aveva i capelli nerissimi. No, questo è uno che dici, vabbè, io voglio lanciare. No, questo è uno che io non vorrei sapere in realtà, però. Eh sì, però che lo so, lo sai, che Mark Zuckerberg. Ok. Se non mi sbaglio è Zuckerberg, però dicono tutti Zuckerberg. Perché suona male Zuckerberg. Io l'ho appreso come Zuckerberg. Non sono sicuro. Vabbè, io ti dico Zuckerberg. L'animale del pop. È sempre Michael Jackson. No, questo è difficile. No, non è difficile perché lo diciamo pure spesso. Si è messo il lucida labbra e un sacco di fondotinta in questa foto. Ma lui ha fatto la comunione con Tutankhamon. Hanno messo il nome. Mick Jagger. Questo c'ha due nomi. Chi lui che si è mangiato ricchi? Chi... No. No. Non è lui. Questo sarà il papà di quello. No, vabbè, sì, questo è del 3 proprio. E comunque. Anni 60. No, beh, comunque sì. Cassius Clay. Cassius Clay. Muhammad Ali dopo che si è. No, ecco, perché io me lo ricordavo come Muhammad Ali, infatti. Quindi. Louis Armstrong. No. Louis Armstrong. Perché? Perché lo associa al primo uomo sulla luna? E se lo vedi così non sembra lui. Aspetta. Louis Armstrong è il trombettista che hai visto prima. Tu sei Neil Armstrong. Perché poi uno? Lo fanno sempre, amore, è normale. Sei un errore comune. Vabbè, Armstrong sicuro, sì. Perché cioè, l'abbiamo studiato penso dalla terza elementare in poi. Però voglio dire, perché poi uno si inceppa il nome? Semplicemente un e quindi è Neil. Neil, poverino, ha un brutto nome. Oddio, no. Ma perché ce l'hai mi fatto? Perché c'ha da stacco. Questo purtroppo fa parte della nostra storia moderna. Io vado avanti. Ma te lo ricordi come si chiama? Questo è quello là di pennarelle. Pennarelle, giotti e Craioli. Senti, ma perché l'hai messa a questa fotografia? Sì, comunque Bin Laden è... Ozzy Osbourne, la vita mi somare sbattuta assai, non lo so, Paolo Villaggio, Paul McCartney, Luciano Pavarotti, Pelé. Sì, mi viene il nome, è un po' giovane, perché per come adesso. Però non è cambiato nome. Pelé, sì, è cambiato. Cioè, mo hai capito quanto è vecchio. Vabbè, comunque. Il mio mito in assoluto. Pino. Questo è. Grazie per averla messa. Pochissimi l'hanno azzeccata sta foto, lo sai? Vabbè, ma Pino è per me la vita, quindi sì, ma è la vita, non posso sbagliare su Pino. Dante Mattarella. Perché? Che ti ha fatto? Cioè... Mi esce Benigni, che bella foto. Vedi?
mi ricordo i film, mi ricordo tutto, mi ricordo purtroppo come è morto, che poi all'improvviso stavo nel... Questo in America? Stavo sul traghetto per andare al lavoro a Capri, mi sentì male quando lo sentì e comunque non mi esce il nome. Poverino. Io tantissimo. Quando ho fatto Mrs. Doubtfire. L'attimo fuggente, bellissimo. Che... Vabbè, niente, c'ho un buco. Sembra il vuoto cosmico, quello là, il buco nero. Niente. Robbie Williams, sì. Ma perché metti questa gente? Fa parte della storia. Vabbè, vado avanti. Ma come si chiama? Vado avanti. Ma lei era la tizia che stava con Lennon? Sì. Non mi ricordo come si chiama. Lennon è? No, so per certo che... E ha un nome giapponese che finisce con O. Okono. Yoko Ono. Ok. Che se le ha saputo? Niccolò Cusano. Io ho distrutto. Questo? Te le dico insieme se non lo azzecchi questo. Vado. Sì, vabbè, faccia di plastica. Berlusconi. Terribile. Vabbè, questo è. Questo è. Non ti puoi immaginare l'iconografia se ti sei. Nupurp. No, lo so. Socrate. Vabbè, sì, Socrate. Non lo sappiamo, non l'abbiamo mai visto, manco in foto. E non si sa nemmeno se sia veramente questo Socrate. Sì, lo so, perché questo sì. Mi ricordo la foto sul libro di filosofia. Cioè la foto di questa della statua. Però è vero che anche la professoressa di filosofia disse che non è sicuro. Ma in realtà sì. Non si sa neanche se è esistito veramente. Vabbè. Capita. Niente, buco nero. Qua è buco nero. La prossima è il tubo catodico. Cioè che uno si perde proprio dentro. Ma è giovanissimo Bill Gates. No, Bill Gates era quello di lui. Questo è l'altro. E perché mi sbagliavo così? Questo è l'altro. No, questo è... Oddio. Mister Apple. Vecchio Stefano Labu. Sì, vabbè, ma è inutile perché quando fai così, cioè, a me non mi esce il nome, non mi esce. Purtroppo me lo ricordo già malato. Quando faceva alcuni dei suoi speech, poverino, cioè, mamma mia. Era un'altra persona. A parte che era giovane, ma era un'altra persona. No. Questo è difficile perché in realtà la faccia di questo non si vede spesso. Questo è Steven Spielberg. Stavo dicendo un regista americano che è famosissimo, però non si vede spesso la faccia di Spielberg. Rocky Balboa. Attore. Ecco. Adriano. E non mi esce il nome dell'attore. Francesco Adriano. Vabbè.
Eh sì, Sylvester Stallone, ma sì, ma non è che poi tu non lo sai, è che tu lo associ troppo a quello. Comunque, in ogni caso, Totò, Massimo Troisi, l'attrice di Kill Bill, non mi ricordo. Uma Thurman, però bruttissimo quando non ti esce. Bossi, ma perché metti? No, perché le mise? Vabbè, Fidel Castro, oddio. Questo lo conosci? Sì, ma realmente non mi ricordo, cioè non associo un nome a questa faccia. Walt Disney. Oddio. La corte del re di Francia. Austria. Queste Mozart. No, stavo dicendo, stai pazzando la corte di Francia perché dai nei buccolil. Che questo quadro, cioè, sinceramente, cioè, non si può dire, fa proprio meglio un buccolil. Beh, bruttino proprio. Vabbè, lo conosci, no? Questo ti piace tanto. Elton John. Cioè, se è chi penso, cioè, mi sa che non è lui. Cioè, non ho mai visto questa immagine qua. Chi è? No. È lui? È Napoleone? Sì. Napoleone. Ma perché io non ho mai visto questa qua? Cioè, praticamente teneva 8 strade il Robin Hood, che in realtà è Napoleone, era un settimo della stazza, quindi. Vabbè, ciao. Qua mi schiferai proprio. Ma mica è cieco. Sì. Lui è cieco. Sì. E quindi è. L'abbiamo visto insieme in televisione poco tempo fa. No, ma a parte, questo è il mito di mia sorella. No, quello è Stevie Wonder. No, non è Stevie Wonder. No, anche perché poi, cioè, anche se tu dici, vabbè, qua è giovane, no, ma Stevie Wonder è proprio diverso fisicamente. Non mi ricordo. No. E sono finiti? Sì. Okay, wow. Ciao!